Vediamo qualche consiglio su come, diciamo, capire che etichetta abbiamo di fronte, perché molto spesso, soprattutto nel gruppo Il Segreto per Vivere di Musica, gruppo Facebook, lo dico sempre, per tutti i musicisti che vogliono, diciamo, intraprendere un percorso di autopromozione, di autoproduzione, possono iscriversi, basta cercare Il Segreto per Vivere di Musica e stiamo per arrivare ai 6.000 iscritti, sono tutti musicisti che si danno una mano ogni giorno, quindi se sei un musicista ovviamente ti consiglio di iscriverti. Bene, lì molto spesso vengono sollevate questioni su contratti che artisti ricevono, musicisti ricevono e che poi chiedono un'opinione al gruppo ed è molto bello questo scambio di idee. Recentemente è successo un caso del genere, un ragazzo ha scritto che aveva ricevuto un contratto da un'etichetta e questa situazione, questa vicenda mi ha fatto venire in mente appunto l'idea di questo video, dare dei consigli per capire in che situazione ci troviamo, per capire chi abbiamo davanti. La questione era, io ho ricevuto questo contratto e non so che cosa fare. Vediamo come capire quindi se ha senso accettare o meno una proposta da un'etichetta discografica. Allora, diamo qualche consiglio. Allora, il primo consiglio che mi sento di dare è che se tu mandi un'email a un'etichetta e questa etichetta la prima cosa che fa ti manda un contratto, non è mai un buon segno. Se poi all'interno di questo contratto chiedono soldi, diciamo che quando chiedono soldi è sempre un campanello d'allarme, non perché ci sia qualcosa di male, nel senso potrebbe essere tranquillamente un'etichetta che vende dei servizi per le band, però mi pare di capire che chi segue questa pagina, chi segue questi video, il blog, cerca, vede soprattutto in un'etichetta una realtà che possa aiutare l'artista a crescere e a raggiungere traguardi importanti. Non si approccia all'etichetta discografica come una realtà che semplicemente gli stampa i dischi e quindi gli può dire paga tot o paga tot per la promozione. No, quindi se quello che state cercando è una realtà che vi fa crescere, ok? E che magari anche investe qualcosa su di voi, anche se sono piccole etichette. Esistono e quelle serie non chiedono soldi, fanno degli sforzi, ma sostanzialmente non chiedono soldi se state cercando, ecco, una realtà di questo tipo. Quindi, che succede? Se vi chiedono soldi e poi notate che all'interno del contratto fanno tutto loro, questo non è assolutamente un buon segno, perché se ti dicono mi dai, che ne so, i 1.000 euro, faccio un esempio, ora non ricordo la cifra del caso specifico, ma mi serve solo per appunto darvi qualche consiglio. Se vi chiedono 1.000 euro e poi ti dicono con questi 1.000 euro promuoviamo, facciamo il booking, siamo editori, ti promuoviamo, ufficio stampa, evitate. Di solito se chiedono soldi e fanno tutto loro, non è mai una buona etichetta, in realtà ti stanno vendendo. E un consiglio nel consiglio è se proprio volete verificare, no? Se poi magari può essere, io lo dico sempre, cioè non c'è niente di assoluto, una band si può ritrovare da sola, praticamente da sola, non sa cosa fare, ha mandato delle richieste, si vede comunque questa proposta, che comunque magari per 1.000 euro questi ti fanno uscire il disco, ti fanno suonare, ti dicono tutte queste cose, che lo so, nella mente del musicista ce lo fa il pensierino, perché dall'altra parte magari c'è, io sto da solo, devo fare tutto da solo, come faccio? Almeno questi sì, gli do 1.000 euro, però entro a far parte e ci sta. Però in questo caso valutate, andate a controllare. Se vi dicono che vi chiedono soldi e vi dicono che vi fanno da ufficio stampa, vi fanno da booking, andate a vedere le altre band che hanno, andate a vedere la promozione che hanno ricevuto, andate a vedere se suonano realmente, perché un altro consiglio e suggerimento che vi do è che molto spesso mettono questo cavolo di booking per attrarre le band e alla fine poi non le fanno suonare da nessuna parte. Ecco, controllate, bisogna controllare. Anche ho fatto un video anche su come capire se un'etichetta è seria dal suo sito internet. Andate a vedere se ci sono articoli delle band, se suonano, perché se ti propongono il booking sulla carta possono scrivere le migliori cose, le cose più belle, ma poi nella pratica si pigliano i soldi e la cosa finisce lì. Magari ti pubblicano altra cosa scandalosa, cioè proprio nel caso che citavo, chiedevano dei soldi e ti davano la distribuzione. Ti distribuisco sulle piattaforme digitali, cioè siamo abbastanza, no? Ormai questa cosa l'abbiamo capita che possiamo farla da soli. Ufficio stampa e booking, ma se devi pagare,
A sto punto devi pagare 1.000 euro, ma scegliti tu l'ufficio stampa. Lo dico sempre, no? Faccio sempre questo discorso. Tanto lì almeno so che ho chiamato un ufficio stampa che deve fare solo quello e lo farà meglio di uno che si è preso magari dei soldi per fare sia l'ufficio stampa che il booking, che la distribuzione digitale. Ok, quindi se fanno tutto loro e vi chiedono dei soldi. Di solito non c'è mai, non ci, non è mai una buona cosa, non siete di fronte a un'etichetta seria di quelle che abbiamo appunto descritto, che ho descritto prima, ovvero una realtà solida che ti fa crescere veramente. Avevo fatto anche spesso video su questo argomento dove appunto dividevo le etichette in quelle dove il loro business è il pubblico a cui loro vendono la musica che producono, quindi hanno interesse a trovare band in gamba che fanno musica interessante. E poi ci sono un'altra tipologia di etichette che sono quelle il cui cliente è direttamente il musicista. E allora a quel punto voi, ma se devo pagare, almeno me lo scelgo io, mi prendo distributore digitale, ci sono anche gratuiti, e carico la mia musica nei distributori, prendo un ufficio stampa. E il gioco è fatto, poi il booking, tanto se loro, se voi andate a controllare e vedete che non fanno niente le band, a sto punto vi fate voi, cercate voi le date e magari piano piano iniziate a farvi notare e solo così poi potete attrarre, come dico, come sempre dico in questi video, etichette serie che sono quelle che ho descritto, ovvero realtà che hanno come fine creare davvero musica e vendere musica che alla gente interessa, pubblicare quantomeno musica che possa avere un seguito. Raccontatemi le vostre vicende, se siete stati contattati, che genere di se vi è mai capitato di ricevere subito il contratto, se vi hanno chiesto soldi, se avete mai accettato, se vi siete trovati bene, se non vi siete trovati bene. Fatemi sapere, ci vediamo nei commenti, raccontate le vostre esperienze e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!